Bene, buongiorno a tutti. Allora, entriamo subito in argomento, partendo da una notizia piuttosto recente. Il 23 ottobre del 2019, sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, è comparso un articolo a firma di un numeroso gruppo di ricercatori di Google, in cui si parlava di un concetto che era la quantum supremacy. Ecco, cosa conteneva quell'articolo? Google in pratica asseriva e dimostrava, naturalmente, un articolo scientifico, di aver raggiunto un obiettivo che in realtà si stava tentando di raggiungere fin dagli anni 80 del secolo scorso, quindi 1980. Il computer quantistico, in pratica, di Google sembrava fosse riuscito a svolgere un compito che era del tutto impossibile pensarlo con le prestazioni dei computer tradizionali dell'epoca e di oggi, peraltro, cioè svolgere un calcolo che i più potenti supercalcolatori al mondo avrebbero richiesto 10.000 anni per completarlo, e l'hanno fatto in soli 3 minuti e 20 secondi. Ora, questo articolo, a parte i numeri che sono sorprendenti, ha avuto una risonanza amplissima anche sulla stampa e sui mezzi di comunicazione generalisti di tutto il mondo, cosa che per articoli scientifici capita assai di rado, se non c'è almeno una grossa scoperta, questo non capita. Molti rettori sono stati raggiunti, alcuni dei quali magari anche tra voi, che su questa notizia si sono chiesti se capissero di che si trattava e quali fossero le implicazioni, perché sono indubbiamente questi temi, il computer quantistico, che da un lato stimano facilmente l'immaginario di un lettore, e dall'altro lato sono così complessi da comprendere nella loro natura profonda, scientifica e tecnologica, e così come le implicazioni che potrebbero avere, che sono quasi un po' un ostacolo. Quindi forse c'è bisogno di parlarne un po' insieme con un po' di esperti che sanno aiutarci in questo percorso. È per questo appunto che nel contesto della Notte Europea dei Ricercatori ne parliamo oggi, qui in videoconferenza, con due graditi ospiti. Il primo è Raffaele Trepiccione, professore di fisica teorica all'Università di Ferrara. Ha svolto gran parte della sua carriera scientifica dedicandosi in fisica teorica computazionale, ovvero allo studio di aspetti abbastanza complessi della natura, come ad esempio i quark che si organizzano per costituire le particelle elementari, utilizzando i calcolatori in quei casi in cui la matematica tradizionale, diciamo, non ci permette di ottenere risultati di interesse. Ed è con questo approccio e questi obiettivi che si occupa ora anche di quantum computing. Buongiorno, Raffaele. Buongiorno. Poi abbiamo con noi anche Daniele Ottaviani, matematico di formazione, specializzato nel calcolo di high performance computing, quindi supercomputer. Ha un master in calcolo scientifico e un dottorato in matematica e modelli. Al momento lavora come sviluppatore quantum e high performance computing nel team di quantum computing del CINECA di Bologna. Buongiorno Daniele. Buongiorno Daniele. Ok, mi presento anch'io, un altro Daniele. Io sono Daniele Bonacorsi, professore di fisica sperimentale al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna. Lavoro da molti anni in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, e con il CERN di Ginevra. Il mio campo è la fisica sperimentale agli acceleratori di particelle, in particolare, anche se da un ventennio ormai mi occupo quasi solo di calcolo scientifico per questi esperimenti, o primariamente. In particolar modo sono stato coordinatore del software e del computing dell'esperimento CMS al Large Hadron Collider del CERN di Ginevra. Ora, in questo evento il mio ruolo è un po' particolare, diciamo, quindi cercherò di essere al tempo stesso sia ospite, come i miei illustri colleghi, ma anche svolgerò un po' il ruolo di moderatore, quindi non vogliatemene se cambierò un po' campello durante la nostra chiacchierata. Ma iniziamo subito, entriamo nel vivo e iniziamo con Ottaviani. Allora, prima di tutto, da dove nasce, secondo te, questo hype intorno al quantum computing? Buongiorno, professor Bonacorsi. Beh, innanzitutto grazie mille per la tua introduzione. Allora, diciamo che la storia del quantum computing nasce da molto tempo fa. Non è possibile distinguere la storia del quantum computing dalla storia più in generale della meccanica quantistica. Quindi si parla dell'inizio del secolo scorso, sostanzialmente 1900. 1900, diciamo, è un secolo che oserei dire definire sconvolgente per la fisica. Perché? Perché gli scienziati hanno, come la comunità scientifica, ha cominciato in quei tempi a teorizzare quella che poi è diventata la meccanica quantistica, ovvero sia un nuovo set di leggi fisiche che serviva per, diciamo, giustificare i comportamenti delle particelle subatomiche. Cioè, a quel tempo si cominciavano a rendere conto che le particelle subatomiche non seguivano le stesse leggi della fisica classica, non era possibile prevedere il moto di un elettrone come facciamo, per esempio, con la previsione del moto di una pallina. Quindi
di un qualcosa di macroscopico, non valgono le stesse leggi. E quindi, come ogni buon scienziato fa, nel momento in cui nota con degli esperimenti o delle osservazioni, nota qualcosa di strano e anormale, hanno cominciato a tirar su questo nuovo insieme di leggi per giustificare questi eventi. Da lì è cominciata a nascere la meccanica quantistica. Quindi, diciamo, detto così, insomma, quello che sta succedendo sembra qualcosa di abbastanza normale, cioè una normale evoluzione della scienza, no? Si trova un nuovo, si osserva qualcosa di strano e di particolare e si comincia a cercare di capire perché questa cosa sta accadendo e di dargli una forma. Ah, perché quindi ho definito il 1900 come un secolo sconvolgente addirittura per la fisica? Perché lo sconvolgimento, diciamo, dipende dalla particolare natura degli oggetti quantistici che vengono osservati. Cioè, che si intende per questo? Ah, facciamo qualche esempio. Diciamo, adesso parlerò di un paio di esempi classici della meccanica quantistica in maniera, lo dico subito, abbastanza profana per il bene della comprensione, non entreremo molto nel dettaglio. Però per darvi un'idea di qual è la portata, diciamo, degli eventi che sono stati catalogati e osservati dagli scienziati nel 1900, parliamo per esempio di, facciamo un paio di esempi. Allora, cominciamo. Possiamo parlare di, prendiamo per esempio il caso di un oggetto quantistico che va a sbattere contro una barriera di potenziale. Questo è l'equivalente classico, sostanzialmente microscopico, di una pallina che va a sbattere contro un muro. Okay? Quindi, se noi vediamo una pallina che va a sbattere contro un muro, che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che essa rimbalzi indietro e cada in un determinato punto della stanza, no? Cioè, paradossalmente io, siccome la fisica classica è una scienza deterministica, una scienza esatta, se io sapessi tutti i dati di cui ho bisogno, l'angolazione del lancio, la forza del lancio, tutto quanto, io potrei sin da subito prevedere sia il punto di impatto della pallina, ma anche il punto in cui la pallina ricadrà a terra. E questo è noto. Cioè, se non siamo in grado di farlo è solo perché non abbiamo i dati per farlo in caso, ma questa cosa è possibile farla. Ecco, nella meccanica quantistica questo postulato cade, non è più vero. Che significa? Cioè, esiste una probabilità non nulla che la pallina che va a sbattere contro il muro, quindi l'oggetto quantistico che va a sbattere contro la barriera di potenziale, riesca ad attraversarlo. Cioè, quindi noi vedremo effettivamente nel mondo macroscopico, se questa cosa esistesse nel mondo macroscopico, io sto dicendo che esiste una probabilità non nulla che se io lancio una pallina da tennis contro un muro, questa lo attraversi. Ecco, questa cosa vi rendete conto da soli che insomma è un po'. Uno la racconta e dice: ma sì, ok, ho bisogno di molte prove per credere in questo, non è una cosa a cui uno crede in maniera automatica, sostanzialmente. E questo fenomeno esiste ed è conosciuto come fenomeno di tunneling quantistico. Un altro esempio molto famoso, anche questo che è stato reso famoso recentemente dalla famosa sitcom The Big Bang Theory. Recentemente manco troppo in realtà, cioè, attraverso la divulgazione del famoso esempio del gatto di Schrödinger, è l'esistenza del principio di sovrapposizione. A che si intende per principio di sovrapposizione? Allora, in parole povere, possiamo dire che questo principio afferma il fatto che nella meccanica quantistica, nel mondo microscopico, esistono degli stati che non sono stati reali, tra virgolette, non sono stati classici, sono degli stati che provengono dalla sovrapposizione di effettivi stati classici. Questi stati esistono soltanto nel mondo della meccanica quantistica. Nel momento in cui noi andiamo a osservare un oggetto quantistico, e quindi osservare vuol dire in qualche modo intrecciarlo col mondo vero, cioè lo riportiamo nel mondo reale, noi osserveremo sempre uno stato reale. Ma finché lo stato non viene osservato, cioè finché vive nel suo mondo quantistico e basta, noi osserveremo, cioè noi possiamo dire che quell'oggetto si trova in degli stati particolari che sono delle combinazioni tra stati reali. È molto arzigogolata come cosa, però questo per dire, per esempio, che nel caso del gatto di Schrödinger,
Finché non si apre la scatola, abbiamo questo gatto che è dentro la scatola, che senza andare troppo nel dettaglio è connesso a un sistema quantistico, quindi il sistema quantistico gli passa, tra virgolette, le sue proprietà quantistiche. Questo gatto, finché la scatola non viene aperta, è sia vivo che morto, ovvero se si trova in una combinazione irrealizzabile nel mondo classico di stati, ovvero di stati vivo e morto. Ok? Solo nel momento in cui apriamo la scatola possiamo dire che il gatto è effettivamente vivo o effettivamente morto. Non lo troveremo mai in questo stato particolare di sovrapposizione, però sappiamo che questo stato, prima dell'osservazione, esiste. Ora, cioè, queste cose, come già dicevo prima, sono cose abbastanza, sono affermazioni abbastanza forti, sono teorie abbastanza audaci. Infatti, insomma, non è che hanno trovato immediatamente la strada libera, appunto, da parte della comunità scientifica. Addirittura grandissime menti illustri come Albert Einstein non credevano nella meccanica quantistica, cioè loro pensavano che sì, vabbè, questa è una teorizzazione, ma è probabilmente sbagliata, forse non abbiamo capito bene, vedrai che più avanti, un po' come diceva Newton della gravità, no? Quando, non so, cioè, questo è un aneddoto, Newton quando ha scoperto la gravità, lui non credeva nella gravità, diceva, beh sì, esiste questa forza che non è di contatto, ma vedrai che più avanti qualcuno mi correggerà e capiremo bene che cos'è questa forza di gravità, e invece era proprio la forza di gravità, cioè esistono anche forze non di contatto. Allo stesso modo, la storia ha smentito anche Albert Einstein. Durante il 1900, infatti, col progredire degli strumenti tecnologici a disposizione, gli scienziati hanno potuto iniziare a fare esperimenti che hanno portato poi alla dimostrazione dell'esistenza della meccanica quantistica e della veridicità di queste informazioni. Tant'è vero che oggigiorno la meccanica quantistica è effettivamente utilizzata nelle nostre vite quotidiane, cioè esistono degli oggetti tecnologici come i laser, i transistor, che non esisterebbero se noi non avessimo avuto conoscenze di meccanica quantistica. Quindi tutto ciò è appurato, esiste e lo stiamo già utilizzando. Questa cosa poi sfocia nel quantum computing, possiamo dire per dare una data, il 1982, considerato un po' la data di nascita del computer quantistico. Perché fu l'anno di una conferenza in cui il professor Feynman ebbe per la prima volta pubblicamente, diciamo, l'idea di proporre un nuovo tipo di calcolatore, un nuovo tipo di device, possiamo chiamare computer, ma molto diverso rispetto ai computer che abbiamo oggi, che era in grado di sfruttare le leggi della meccanica quantistica per aumentare la propria potenza di calcolo, sostanzialmente. Quest'idea, che era nata così nel 1982, ricordo, si è concretizzata praticamente adesso, ha aperto le porte per il quantum computing, quindi per una nuova branca che coinvolge multidisciplinare, coinvolge fisica, matematica, informatica, che è in grado di realizzare algoritmi quantistici, appunto, molto più potenti e performanti degli attuali algoritmi classici, e ha dato il via alla nuova era dell'informazione, praticamente. Bene, grazie Taviani. Dunque, questa tua introduzione molto estesa e completa ci dà anche, quindi anche come dire, la prospettiva storica, non solo concettuale. Quindi parlare di quantum computing per chi ci ascolta significa appunto, come ha detto Taviani, parlare di concetti che in pratica risalgono davvero a decenni fa e c'è, è qualcosa che diciamo, sta diventando più reale negli ultimi tempi, ma si tratta di idee relativamente vecchie per la meccanica quantistica, andiamo all'inizio del Novecento, ma per quella che possiamo chiamare quantum information science, di fatto il sonno è stato ancora lungo da allora, si è arrivato appunto fino agli anni Ottanta, Benioff e Feynman che hai citato. Benioff in particolare, proprio all'inizio di quel decennio, incominciò a dimostrare che un computer poteva lavorare sotto le leggi della meccanica quantistica, quindi definendo di fatto l'equazione di Schrödinger per una macchina di Turing e quindi avviando un primo modello quantomeccanico di un computer. Poi Feynman ebbe l'intuizione di usarlo questo come un oggetto per simulare cose che un computer classico di fatto non riesce a fare. E qui in pratica è anche un passaggio cruciale, se ci pensiamo, no? Cioè è stimolante vedere in pratica che il progresso storico-scientifico ha dei meccanismi che spesso nella storia si ripetono, sono i limiti di una teoria ad essere proprio lo stimolo, il trampolino di lancio verso ciò che estende quella teoria originale o al limite addirittura la supera andando verso il nuovo. Ecco. E sono anche in questo caso proprio i limiti dei computer classici, come sollevato da Feynman stesso, proprio quello che i computer classici non riescono a fare, a diventare la risorsa e lo stimolo per
sviluppare qualcosa che vada oltre. Allora, chiederei a Tripiccione allora di raccontarci meglio come si sviluppa questa idea del quantum computing negli anni e soprattutto che cos'è un computer quantistico. Bene, grazie Daniele di questa domanda. Allora inizio dalla domanda da 1 milione di dollari, che cos'è un computer quantistico? Allora intanto dispositivi quantistici in realtà li stiamo usando tutti noi da probabilmente tanti anni. Il transistor, di cui ce ne sono milioni o addirittura miliardi in qualunque telefonino, in qualunque calcolatore, è in realtà un dispositivo che, il cui funzionamento è spiegato dalle leggi della meccanica quantistica, ma non dalle leggi della meccanica statistica di una singola particella, ma del comportamento collettivo di miliardi e miliardi, ad esempio, di elettroni in un materiale semiconduttore. E in questo caso la fisica che si ottiene è diversa da quella che si otterrebbe classicamente, ma diciamo non è in contraddizione con il buon senso macroscopico, quello che non fa passare le palline attraverso i muri. Diversa è la situazione se riusciamo a controllare, quindi a utilizzare un certo giorno un singolo oggetto microscopico, ad esempio un singolo atomo. E in questo caso le bizzarre proprietà di cui Daniele Ottaviani ci parlava poc'anzi hanno un ruolo fondamentale. E in particolare per quello che è fondamentale per il quantum computing è il principio di sovrapposizione. Cioè il fatto che un sistema quantistico possa essere in uno stato che è sovrapposizione di altri stati. Vediamo questo cosa vuol dire. Allora, nei calcolatori tradizionali tutte le informazioni sono rappresentate sui cosiddetti bit. Un bit è una quantità minima di informazione che vale 0 o che vale 1. Tutto quello che vive dentro i computer è rappresentato con un opportuno valore in un certo numero di bit. Può essere un numero, può essere un testo, può essere un'immagine, può essere un brano musicale. Un qubit è l'analogo quantistico di un bit, ma poiché la differenza fondamentale è che mentre un bit o vale 0 o vale 1, un qubit può valere contemporaneamente sia 0 che 1. E quindi, se usiamo ad esempio i qubit per rappresentare dei numeri, allora un certo numero di qubit può rappresentare non un singolo numero, come fa ad esempio un'allocazione di memoria di un calcolatore tradizionale, ma in principio può rappresentare contemporaneamente tutti i numeri possibili, oppure quel sottoinsieme di numeri che descrive il nostro problema. Quindi se una sequenza di qubit, ad esempio, codifica la musica della Quinta Sinfonia di Beethoven, una corrispondente sequenza di qubit potrebbe codificare tutte le sinfonie di Beethoven, ma magari anche quelle di Mahler o quelle di qualcun altro, se vogliamo metterle ancora. E il quantum computing esegue contemporaneamente le sue operazioni su tutti questi numeri insieme, da cui la sua enorme capacità concettuale di raggiungere potenze di calcolo estreme. Questa è un'idea fondamentale della meccanica quantistica, quindi vengo un pochettino dalla tua prima domanda, come si è sviluppata. È chiaro che nasce con i fondamenti della meccanica quantistica, poi negli anni Ottanta viene rivisitata, in particolare l'idea di Feynman è stato citato già più volte, noi abbiamo costruito i calcolatori classici sulla base della nostra logica classica e così facendo abbiamo ottenuto grandi risultati, ma abbiamo anche limitato tutto un'area di analisi concettuale che è quella che descrive la fisica fondamentale e che quindi potremmo ripensarci e costruire, inventare, e cercare di realizzare i calcolatori quantistici. Questa era una visione teorica che è stata colta però e sviluppata avanti da un grande numero di matematici, di fisici teorici, che non avevano certamente neanche un prototipo in mano, ma che però si ponevano la domanda: ma se avessi una cosa del genere, cosa potrei farci? Un pochino l'analogo, se uno guarda le riviste scientifiche degli anni 20 dello scorso secolo, ci sono tanti lavori scientifici che dicono: ma se avessi un
un razzo che può andare su Marte, quale sarebbe l'orbita migliore per raggiungerci? E capite che nel 1920 questa era veramente fantascienza. E così analogamente, diciamo, fra il 1980 e il 2000, tutta una serie di analisi teoriche che ignoravano la impossibilità tecnologica di fare queste cose hanno messo in chiaro che se questo si poteva fare, se queste cose si potevano fare, avremmo visto cose mai viste di cui magari parliamo adesso. E questo è rimasto fino all'anno 2000. Negli anni 2000, a questa analisi teorica, hanno cominciato a fare da contraltare le prime timide applicazioni sperimentali, aprendo quindi una prospettiva, diciamo, che si sta adesso concretizzando in maniera massiccia negli ultimi 20 anni. Bene, questo in effetti porta, come dire, l'accento sull'ultimo ventennio, quindi negli anni 2000, quindi l'idea che ci siano stati allora degli sviluppi tecnologici che hanno permesso di portare più verso il risultato un'analisi concettuale, come hai giustamente ricordato. E questo mi ricorda che tra l'altro è uscito da poco un articolo di Sarah Hooker, una specie di review, da parte del team di Google DeepMind, che si chiama Hardware Lottery e presenta anche con molte referenze, una discussione molto sicuramente approfondita e dettagliata, un'idea che potrebbe sembrare molto semplice, ma in realtà è stata anche un problema nel tempo e forse ora si inizia a capire meglio. Cioè l'idea che molte idee brillanti in computer science nella storia non si siano di fatto concretizzate o semmai non l'hanno fatto subito alla loro nascita, non tanto perché fossero idee perdenti, fallimentari, anzi, ma perché non c'era all'epoca il supporto tecnologico, in termini proprio di hardware, adeguato a mostrare che loro come idee potevano funzionare e che potevano essere efficaci. Semplicemente a quel tempo non era possibile. Quindi si sono un po' congelate, sono state in parte abbandonate per ovviamente i ricercatori che hanno un tempo di ricerca che è compatibile con il tempo della loro vita terrena, naturalmente. E questo, tra l'altro, si ritiene sia anche stato uno dei motivi della comparsa dei cosiddetti inverni nell'intelligenza artificiale, quando per i modelli di reti neurali, per esempio, è chiesto un tempo di allenamento di tali reti, il cosiddetto training, che è in gergo, che non poteva essere supportato dalle risorse esistenti, e soltanto con l'avvento delle General Purpose Graphic Processing Unit, le cosiddette GPU, invece è possibile ridurre i tempi di allenamento da giorni a settimane fino a minuti, fino a ore o addirittura a minuti. Insomma, quindi l'avanzamento tecnologico di base è sempre stato a supporto della scienza fondamentale e in questo contesto, diciamo, così per mettere anche un po' i paletti sulla terminologia, quando si parla del mondo quantistico, le tecnologie quantistiche, le cosiddette quantum technologies, sono quelle che in effetti sviluppano lo sviluppo del tema che stiamo discutendo oggi, cioè il quantum computing. Ovvero quindi sono le tecnologie abilitanti che spostano dall'ambito teorico all'ambito delle reali implementazioni, quindi applicazioni. Ecco, e veniamo allora a parlare quindi di un punto importante. Cosa è accaduto per arrivare fino all'annuncio di questa quantum supremacy dell'anno scorso? Buttiamoci un po' dentro questa notizia, di nuovo con Ottaviani. Google fa questo statement, parla di supremazia quantistica, che è un concetto pesante. Tu, ad esempio, lavori esplicitamente su high performance computing e su supercomputers al Cineca, quindi ogni risorsa di quest'ultimo tipo in pratica è istantaneamente declassata a un giocattolo da uno statement del genere. Per esempio, sappiamo che storicamente l'IBM si è opposta e tuttora in parte si oppone dicendo che no, quella non è una dimostrazione di supremazia quantistica. Allora, se è possibile una sintesi un po' brutale e provocatoria in questa discussione, che in realtà è tecnica e molto delicata, Ottaviani, provo a chiederti questo: chi ha ragione in questo dibattito? Allora, grazie mille per la tua domanda, professor Buonacorsi, perché mi dai la possibilità di fare un minimo di chiarezza sul concetto sia di quantum supremacy, sia sui risultati che ha ottenuto Google in quest'ambito. Allora, chi ha ragione? Allora, è una cosa un po' complessa, come dicevi tu, però cerchiamo di renderla abbastanza semplice. Innanzitutto, che si intende per quantum supremacy? Che cos'è una quantum supremacy? Ah, come dicevi tu, la quantum supremacy è sostanzialmente, possiamo definirla come raggiungere la quantum supremacy vuol dire raggiungere un determinato momento temporale in cui il computer quantistico sarà migliore di qualsiasi supercomputer esistente alle prese con qualunque problema. Quindi questa è, diciamo, la definizione
di quantum supremacy generica, generale. Ecco, allora, cominciamo subito a dire che questo momento non è ancora giunto. Quindi quello che si è parlato rispetto ai risultati di Google non si tratta di quantum supremacy globale, diciamo. Ti dirò di più, molto probabilmente siamo anche molto lontani dal raggiungerlo. Attenzione, dico molto probabilmente perché questo è un campo ancora molto inesplorato. Di scoperte scientifiche rivoluzionarie ce ne sono state e ce ne possono essere anche molte altre dietro l'angolo, quindi capace che domani esce fuori che l'abbiamo raggiunta, cosa molto improbabile, però non è impossibile. Quindi, alla luce di tutto ciò, diciamo, la domanda è molto probabilmente state pensando tutti, e quindi se è vero che non abbiamo raggiunto la quantum supremacy, Google allora cosa ha raggiunto? Allora, Google ha raggiunto un risultato molto importante dal punto di vista scientifico, anche se non molto importante dal punto di vista pratico. Andiamo un attimo con ordine, facciamo un attimo un po' di recap. Abbiamo detto che nell'ottobre del 2019 un team di ricerca di Google Quantum ha annunciato di aver raggiunto la Quantum Supremacy. In realtà, i ricercatori di Google hanno semplicemente, tra virgolette, trovato un problema in cui il loro più potente computer quantistico è riuscito a battere anche il più potente supercomputer del mondo, che all'epoca e anche adesso, mi pare, è Summit, ovvero creatura di IBM. Ecco, questo è un grandissimo risultato. Questo non vuol dire che adesso il computer quantistico Google è più potente di Summit in tutto e per tutto, assolutamente. Però vuol dire che esiste, hanno trovato un algoritmo in cui il computer quantistico ha battuto il supercomputer più potente del mondo, anche adesso che la tecnologia hardware dei computer quantistici non è assolutamente al suo stadio finale. Quindi è un grandissimo risultato. IBM in realtà non ha mai smentito il loro risultato, si è limitata a correggere sul tempo perché secondo i ricercatori di Google lo stesso problema sarebbe stato risolto da Summit in circa 10.000 anni. IBM ha corretto, ha detto no, no, ma noi ce la facciamo in 3 giorni circa risolverlo. Però il punto è che il computer quantistico di Google ha impiegato circa 200 secondi, è proprio un'altra scala temporale. Quindi questa è inequivocabilmente una quantum supremacy, non quella che ha narrato qualche giornalista, diciamo, però è una quantum supremacy. Quindi, dal mio punto di vista, il vero e importante risultato che hanno raggiunto i ricercatori di Google non è tanto quello di aver dimostrato di battere ogni supercomputer del mondo, ma quello di aver dimostrato l'esistenza di quantum supremacy che possiamo definire, tra virgolette, locali. Cioè, anche sfruttando il poco hardware che abbiamo oggi a disposizione, i ricercatori di Google hanno dimostrato che è possibile trovare degli algoritmi in particolare dove il computer quantistico è già più potente di un computer classico. Quindi questo risultato ha praticamente dimostrato quello che gli scienziati hanno dimostrato su carta sin dal 1980, da quando hanno cominciato a lavorare sugli algoritmi quantistici. Gli algoritmi quantistici sono più potenti degli algoritmi classici. Questo è un dato di fatto. Quindi allora perché non abbiamo già abbandonato i computer classici e siamo passati al completo utilizzo dei computer quantistici? Perché, come dicevo prima, questa applicazione non è un'applicazione di grandissimo rilievo pratico. E allora, il fatto sostanzialmente che però la cosa molto importante è che questo ha aperto la porta ad un altro tipo di ricerca, sostanzialmente. Cioè, mentre da una parte la comunità scientifica ha degli obiettivi a lungo termine dal punto di vista del quantum computer, cioè la creazione di un computer quantistico universale in grado di raggiungere quantum supremacy globali, sostanzialmente, d'altra parte, a medio termine e a breve termine, la comunità scientifica si è posta l'obiettivo di trovare dei modi per utilizzare i computer quantistici già oggi con dei notevoli vantaggi quantistici. Cioè, tu prima hai citato le GPU, no? Che cosa sono le GPU? Sono le Graphic Processing Unit, sono nate per far girare i videogiochi sui nostri computer. A un certo punto gli informatici si sono resi conto che potevano essere utilizzate anche per accelerare i calcoli di complessi programmi scientifici e hanno cominciato a integrare le GPU come acceleratore all'interno dei computer, dei supercomputer esistenti per potenziarne la potenza di calcolo, per aumentare la potenza di calcolo. Dato di fatto, adesso tutti i più grandi supercomputer esistenti al mondo hanno un notevole scuolo di GPU al loro servizio. Ecco, quindi, nell'ottica di raggiungere queste quantum supremacy locali, magari su algoritmi di utilizzo più comune, di utilizzo più interessante, diciamo, dal punto di vista della comunità scientifica e anche industriale, sta cominciando adesso a pensare all'idea di utilizzare il computer quantistico come una sorta di acceleratore per il computer classico.
Per questo, diciamo, io ancora credo molto nelle HPC e nell'high programming computing e nei supercomputer. Non credo che verranno abbandonati molto, molto presto. Anzi, io quello che vedo davanti a me è un futuro in cui i supercomputer e i computer quantistici dialogheranno fra loro. Il computer quantistico a breve termine sarà semplicemente un appendice di un computer classico al quale verranno passati determinati calcoli. Li effettuerà in maniera ultra veloce e riterrà i risultati al computer classico che andrà avanti con i suoi calcoli dove sappiamo che è più bravo. Cioè, il principio è: se il computer classico è potente a fare una certa cosa, il computer quantistico è potente a farne un'altra, facciamogliele fare insieme, sostanzialmente, esattamente come avviene per la GPU. Quindi, diciamo che con questo approccio cosiddetto ibrido, la comunità scientifica pensa già in maniera abbastanza consistente, pensa che praticamente tra almeno 4-5 anni, nell'arco di 4-5 anni, potremmo già cominciare a vedere dei risultati concreti di queste applicazioni. Quindi senza aspettare il computer quantistico universale che arriverà quando arriverà, con questo, diciamo, questo approccio di ricerca di quantum supremacy locali, potremmo già utilizzare appieno la potenza del computer quantistico ora. Perfetto, grazie Tevene, sei stato chiarissimo. Ora mi sembra che comprendiamo tutti un po' meglio le ragioni, diciamo, sia di Google che di IBM anche nel confrontare i loro numeri, no? Alla luce della panoramica che ci hai fatto. Va anche detto che l'IBM Summit è vero che può farcela in un tempo che è minore di 10.000 anni, ma andandoci di forza bruta di fatto, quindi scalando orizzontalmente, aggiungendo risorse. Se il problema fosse più complicato di quello, che peraltro era di natura abbastanza quantistica, che ha scelto Google per dimostrare la loro supremacy, IBM per starci dietro, secondo quell'ottica, dovrebbe usare non un summit, ma dozzine o centinaia. E considerando che uno di questi summit già copre la superficie di un campo da basket, capite che stiamo praticamente pensando di riempire, non so, Los Angeles di summit per riuscire a risolvere quel problema che magari abbiamo risolto con un quantum computer aggiungendo un qubit. Questa in pratica è una spiegazione molto terra-terra, molto semplice, ma di un concetto che si chiama di solito vantaggio asintotico, cioè l'idea che un quantum computing può avere un vantaggio enorme, asintotico, appunto, a fronte di un aumento di complessità del problema che va risolto rispetto a farlo risolvere invece a un computer classico. Benissimo, Taviani, ora capiamo meglio la notizia con cui abbiamo aperto questa chiacchierata, no? E abbiamo anche qualche strumento in più forse per capire con cura eventuali annunci del genere in futuro e non farci, diciamo, travolgere dalla novità della notizia o dalle grosse parole. Vorrei tornare un istante a Tripiccioni invece, in questa altalena di suggestioni e fatti che abbiamo seguito finora, che ci hanno portato, diciamo, prima in alto e poi in basso. Insomma, stiamo parlando in pratica solo di una battaglia a chi arriva prima a questo quantum computing, di fatto, quindi tecnologie che rendono abilitanti una ricerca teorica, e questa ovviamente è una gara che si svolge tra le principali compagnie digitali del pianeta, visto gli investimenti e la potenza di fuoco, se mi è consentita la brutta metafora che serve dietro. Oppure dietro questi statement, in realtà così altisonanti, c'è della sostanza ormai, è anche forse un modo di manifestarsi del metodo stesso con cui avvengono gli avanzamenti nella computer science, anche classica, non solo in ambito quantistico. Voglio dire, Turing stesso, anche se erano tempi e modalità del tutto diverse, nel passato fu protagonista, diciamo, dell'ideazione di un metodo e un dispositivo che era innovativo, ma che tuttavia nella sua innovazione faceva cose molto molto specifiche, quindi era per sua natura un po' limitato. Quindi mi chiedo, non è magari proprio così che si procede in computer science? Qual è il tuo punto di vista su questa questione? Ma guarda, direi che sono d'accordo. Mi vengono in mente un paio di riflessioni. Ora, al di là dell'aspetto forse un pochettino eccessivamente macho con cui queste notizie arrivano sui giornali, o comunque sulla televisione, o vengono comunque raccontate al pubblico, questo perché ci sono veramente tanti soldi dietro che inducono a questi atteggiamenti un pochettino eccessivamente baldanzosi, forse potremmo fare appunto, come suggerivi te, un paragone fra l'evoluzione del calcolo classico e di quello quantistico. Oggi, nel 2020, basta
Ma insomma, alla fine possiamo dire, non è completamente vero, ma quasi, che tutti i calcolatori fanno la stessa cosa, sono in grado di fare tutto. Il supercomputer più grande, più potente che abbiamo in Italia, o il telefonino che abbiamo in tasca, alla fine sono in grado di risolvere in principio qualunque problema che abbia a che fare con la manipolazione delle informazioni. Magari uno lo risolve più rapidamente, magari lo risolve su una mole di dati più ampi, ma le metodologie che questi oggetti sanno applicare ai dati sono concettualmente le stesse. E quindi hanno oggi il calcolatore tradizionale è un calcolatore universale, sa fare tutto. Se vogliamo buttarla in battuta, probabilmente l'unica cosa che non sa fare è non sa fare il caffè, purtroppo. E questo perché ancora noi ci ostiniamo a voler bere il caffè e non i bit che descrivono il caffè. Però questo è successo con un'evoluzione di 50, 60, 70 anni. Nel passato non era così. Nel passato i calcolatori degli anni 50 o addirittura quelli sviluppati durante la guerra erano delle macchine pensate per un obiettivo specifico e limitato, esattamente come ora sono spesso pensati per un obiettivo specifico e limitato i calcolatori quantistici. Tanto hai citato Alan Turing. Alan Turing ha dato contributi notevolissimi alla matematica, alla scienza computazionale, ma una delle, forse dal punto di vista storico, uno dei contributi più grossi che ha dato è stata lo sviluppo di un particolare calcolatore che durante la Seconda Guerra Mondiale riusciva a decifrare i messaggi cifrati che i militari tedeschi si scambiavano fra di loro, quindi contribuendo, diciamo, in maniera determinante all'andamento della guerra. E questo calcolatore faceva una cosa molto importante per la storia, ma sapeva fare solo questo. E questo, ripeto, è quello che adesso succede nel calcolo quantistico. Abbiamo un particolare oggetto che sa risolvere un particolare problema. Magari questo problema non è particolarmente importante dal punto di vista pratico, ma è invece concettualmente importante. Sa fare un'altra cosa, sa fare un insieme limitato di cose semplici, però proprio la storia del calcolo classico ci fa ben sperare nel fatto che il calcolo quantistico segua un'evoluzione analoga e quindi da strumento di nicchia, di cui parlava prima Ottaviani, diventi uno strumento di utilizzo generalizzato. E in certi contesti questo in realtà sta già avvenendo. C'è un'altra area che è quella della comunicazione quantistica, di cui non abbiamo parlato, ma che si basa sulle stesse cose. E la comunicazione è importante. Di fatto, internet è uno strumento di comunicazione fra miliardi di persone a giro per il mondo. Allora, qualcuno forse si sarà ricordato che qualche mese fa avrà sentito una notizia in cui c'è stata una telefonata su una linea di comunicazione quantistica tra il nostro presidente del Consiglio, Conte, e il rettore dell'Università di Trieste. Qualche mese prima c'era stata una analoga telefonata quantistica tra la Germania e la Cina. Ma cosa c'ha di diverso la comunicazione quantistica rispetto a quella classica? Beh, la differenza è che le comunicazioni quantistiche sono in principio a prova di intercettazione. Esiste un teorema fondamentale di meccanica quantistica, il cosiddetto teorema di non clonazione, che ci dice che uno stato quantistico non può essere copiato se non distruggendo la copia originale. E allora questo, come dire, a prova di teorema, se io ricevo un messaggio, sono sicuro che nessun altro lo ha letto prima di me, perché se l'avesse fatto, la mia copia si sarebbe rovinata. È chiaro che questo è un problema di sicurezza e di fondamentale. È chiaro che oggi queste cose stanno a cuore soprattutto ai militari e quindi molti dettagli di queste cose sono ancora nascosti, ma è abbastanza chiaro che in alcuni casi particolari questo tipo di comunicazioni già cominciano a funzionare e nel seguito potranno probabilmente essere utilizzate in contesti normali, ad esempio per garantire la segretezza delle transazioni bancarie che facciamo tutti i giorni online. E curiosamente, diciamo, sappiamo che la crittografia classica, proprio per le potenze del quantum computing, prima o poi andrà in crisi e quindi troviamo proprio un meccanismo in cui la nuova tecnologia ci permette di risolvere
in maniera nuova un problema che essa stessa ha creato in maniera importante. Ottimo, grazie mille Trepiccione. Dunque, qui abbiamo aperto ora un capitolo molto importante, che è quello appunto delle applicazioni del quantum computing, e abbiamo già visto, grazie a Lele per gli esempi, alcune delle possibili applicazioni del quantum. E dunque, se sono vari, diciamo così, i modi in cui possiamo pensare che il quantum computing si applichi nel modo in cui facciamo calcolo scientifico o meno, sicuramente prendere un'applicazione specifica e andarla a descrivere in dettaglio, ovviamente si tratta di un'applicazione per sua natura complessa, se no non ci rivolgeremmo a qualcosa di computazionale così avanzato, quindi diventa abbastanza difficile andare in dettaglio. Forse può essere in questa chiacchierata più utile cercare di capire quali sono le possibili classi di applicazioni e vedere quali queste classi di applicazioni, con qualche esempio, può essere portatrice di un forte impatto sulla società, cioè quali sono quelle applicazioni delle quali sicuramente la nostra società potrebbe beneficiare maggiormente. Allora, senza voler essere, diciamo così, univoco o omnicomprensivo in questa classificazione, a mio parere si possono forse individuare delle classi, almeno tre classi. Una prima classe di applicazioni del quantum forse ha a che vedere con tutta la fattorizzazione, che sembra così una cosa astrusa che piace, diciamo, ai matematici, ma attenzione che sono esattamente queste poi le contromisure, come accennava anche prima Trepiccione, che rendono sicuri i nostri conti bancari, per esempio, quindi tutte le applicazioni crittografiche, eccetera. E qui, per chi è più e chi è meno a digiuno con gli argomenti, ci riferiamo all'algoritmo di Shor, eccetera. Un'altra classe di applicazione è quella che coinvolge la necessità di fare ricerche molto efficienti in database complessi, come si dice, non strutturati. E qui, di nuovo, si fa riferimento a un altro algoritmo quantistico, quello di Grover. Si può poi pensare di invece evocare Feynman nella misura in cui tentiamo di prendere come applicazione del quantum un sistema estremamente complesso e vogliamo provare a simulare, a farne design in modo artificiale, di fatto. Ecco, queste potrebbero essere classi sulle quali nel resto della nostra chiacchierata con le applicazioni chiacchieriamo un secondo insieme. A me viene in mente, senza dubbio, per quanto non sia qualcosa di cui mi occupo specificamente, la quantum chemistry. Cioè la chimica quantistica, a mio parere, è un buon esempio che aiuta anche me, quindi penso anche chi ci ascolta, a capire quale può essere l'impatto di un'attività, di un'applicazione del genere, insomma, del quantum computing. L'idea di poter prendere e sintetizzare delle macromolecole, caratterizzarle e poi cercare quali sono quelle molecole che potrebbero essere attive dal punto di vista biologico, significa in pratica fare quella che detti lavori chiamano la drug discovery, cioè la ricerca di farmaci, di medicinali. Capiamo tutti quanto può essere importante, ma non solo questo, pensate a tutte le problematiche agroalimentari, come la sintesi di particolari fertilizzanti che minimizzino gli effetti negativi e siano molto efficaci, molto mirati, eccetera. E ovviamente non si sa bene cosa sintetizzare, bisogna provare tante cose e poi verificare che ciascuna di queste possa o meno funzionare per lo scopo che ti prefiggi, magari anche trovando uno scopo che non era quello che cercavi inizialmente. E questo richiede simulazione e design di grandissime quantità di molecole e poi una ricerca che deve essere molto efficiente, quindi con algoritmi quantistici in teoria si potrebbe fare. Quindi quantum simulation prima e scan su database enormi è un po' su tutte le possibili combinazioni, diciamo, che sono racchiuse in un database di queste molecole, ecco, è un modo che fa capire quanto la prestazione sia importante. Non possiamo metterci un tempo infinito, noi vogliamo in fretta sintetizzare dei farmaci, dei fertilizzanti. Quindi questo è uno scenario che è assolutamente improponibile oggi ad alte prestazioni, ma potrebbe diventare non fantascienza con un computer non classico. E direi che, essendo anche applicazioni mediche, l'impatto sulla società in termini di benefici è abbastanza evidente ed è molto elevato. Ora, ad entrambi, sia Ottaviani che Trepiccione, iniziando prima con Ottaviani, direi, così continuiamo il nostro ciclo, il giro di parola data ai singoli, ci sono delle applicazioni del quantum computing che vorresti tu aggiungere a questo scenario e citare esplicitamente? Sì, senza dubbio. Cioè, il fatto è che qui c'è l'imbarazzo della scelta, sostanzialmente. Allora, io sono un matematico, quindi sono abbastanza attratto dagli algoritmi in sé, quindi dall'utilizzo un po' generico dell'algoritmo.
Il fatto è che attualmente in letteratura ne esistono tantissimi algoritmi quantistici. Come abbiamo detto prima, la comunità scientifica si è attivata molti anni fa. Cioè, non è un caso, infatti, che già 20 anni prima del primo prototipo quantistico, insomma, hanno cominciato a uscire degli importanti paper con algoritmi quantistici che poi sono entrati nella storia. Per esempio, gli algoritmi che citavamo prima, Grover e Shor per il database disordinato e la fattorizzazione dei numeri in particolare, sono datati prima del 2000, quindi prima del primo prototipo di computer quantistico sostanzialmente. Nel tempo ne sono stati prodotti veramente, veramente tanti e molto probabilmente tanti di loro cambieranno la nostra vita quando saranno implementati a piena potenza. Un esempio, secondo me, molto importante di un algoritmo potrebbe essere quello dell'algoritmo HHL. Che cos'è l'algoritmo HHL? È un algoritmo quantistico che sostanzialmente risolve sistemi lineari garantendo uno speed-up esponenziale rispetto alla controparte classica. Che detto così, magari non suscita proprio l'idea di un algoritmo rivoluzionario, no? No, cerchiamo di capire un attimino bene che cosa vuol dire questa cosa che ho appena detto. Anzitutto, che significa speed-up esponenziale? Allora, in un codice, in un algoritmo, insomma, che ha uno speed up esponenziale rispetto a un altro, significa sostanzialmente che quell'algoritmo riduce esponenzialmente il tempo di calcolo necessario per risolvere un determinato problema. Quindi, se un algoritmo A impiega x tempo, l'algoritmo B con uno speed up esponenziale impiegherà logaritmo di x tempo, che è molto, molto meno. Quindi, questa dello speed up esponenziale è una caratteristica abbastanza comune, per gli algoritmi quantistici. Questa è una grande forza dei computer quantistici. Si garantisce spesso e volentieri un algoritmo speed up esponenziale. Quindi, innanzitutto, cerchiamo di capire qual è bene, che cosa vuol dire bene questo vantaggio algoritmico. Allora, noi sappiamo che il tempo che un computer impiega per risolvere un certo problema dipende sempre dalla dimensione del problema stesso. Logicamente, più il problema è grande in dimensione, più impiegherò tempo a risolverlo. E questo tempo è legato alla dimensione da una determinata legge, cioè può evolvere in maniere diverse. Per esempio, può evolvere linearmente, cioè il tempo raddoppia ogni volta che io raddoppio la dimensione del problema, o può evolvere esponenzialmente, cioè il tempo raddoppia ogni volta che io aumento il problema di una sola unità. Ok? Quindi questo è un modo per calcolare il tempo che impiega un algoritmo a risolvere un problema. Quindi è chiaro che per ogni algoritmo, indipendentemente da come evolve, come il suo tempo computazionale evolve, esiste un limite fisico. E il limite fisico è il tempo umano. Anche se teoricamente ogni algoritmo può risolvere ogni problema, poi dopo, quando si va a calcolare nella realtà il tempo che effettivamente impiega l'algoritmo a risolvere il problema, c'è il limite del tempo umano. Se io ho un problema in cui il mio algoritmo impiega 100 anni per risolverlo, de facto devo dire che non posso risolvere quel problema. Ok? Però è anche vero che se avessi a disposizione un algoritmo con un tempo di calcolo, uno speed up esponenziale sul tempo di calcolo, a quel punto il mio stesso problema impiegherebbe logaritmo di 100 anni espresso in secondi, che si tratta di una decina di secondi. Quindi il tempo cala notevolmente. E quindi sostanzialmente proporre una. Quindi che vuol dire questo nella vita pratica? Beh, adesso cominciamo a capirlo un attimino. Quindi proporre un algoritmo che promette uno speed up esponenziale rispetto ad un altro algoritmo vuol dire rendere possibile utilizzare l'algoritmo per problemi così grandi da essere ritenuti finora inaffrontabili. E ce ne sono, c'è tantissima necessità di risolvere problemi giganteschi. Abbiamo detto, per esempio, però, che l'algoritmo serve a risolvere sistemi lineari. Perché mi piace molto questo algoritmo? Perché i sistemi lineari sono ovunque, sostanzialmente. Tu nomina un qualunque algoritmo che risolva un qualunque problema con risvolti pratici, molto probabilmente al suo interno a un certo punto risolve un sistema lineare gigantesco. E a diminuire tantissimo il tempo di risoluzione di questo sistema lineare vuol dire diminuire tantissimo il tempo di esecuzione dell'algoritmo stesso. E quindi avremo miglioramenti nelle previsioni meteo che saranno più accurate e più a breve termine, nelle simulazioni dinamiche molecolari, nelle software di analisi finanziarie, chi più ne ha più ne metta, veramente quasi dappertutto. Quindi molti algoritmi di uso comune hanno un sistema, una risoluzione di sistema lineare dentro. Come HHL ne esistono molti altri, che offrono speed up esponenziali. E secondo me questa è la vera forza del computer quantistico, cioè la possibilità di poter scrivere degli algoritmi che, sfruttando le particolari proprietà dei qubit anziché dei bit, riescono a risolvere problemi con speed up esponenziali rispetto alle controparti classiche.
Ottimo, grazie mille Ottaviani. Passiamo allora nuovamente a Tripiccione. Invece, dal tuo punto di vista, quali sono le applicazioni del quantum computing che ritieni debbano essere menzionate in aggiunta o a completamento a quelle che abbiamo citato noi? Ma guarda, te ne cito due. Una, diciamo, esotica in qualche modo, cioè che spiega come i fisici si occupano di cose strane, e poi magari torniamo su qualcosa di più vicino all'impatto, diciamo, con tutti noi. Allora, io chiaramente faccio il fisico teorico e quindi quello che mi interessa particolarmente, è fare quello che suggeriva Feynman, cioè usare un sistema quantistico per studiare meglio un sistema fisico. Per esempio, mi piacerebbe capire cosa succede quando una stella, Sole, finisce il suo combustibile nucleare e collassa su se stessa. Può diventare una stella di neutroni, può diventare un buco nero di cui abbiamo sentito ultimamente parlare moltissimo, oppure può diventare una stella di quark. Ma quale di questi destini gli sono riservati? Beh, per saperlo dovrei studiare come si comporta il quark quando li costringo a stare a densità altissima. Per capirsi, non è come strizzare una cosa fra le mani. Si tratta, ad esempio, di immaginare che una stella come il Sole, il cui raggio è 100 volte quello della Terra, venga costretta a stare in una sfera di 10 km di raggio. Ora, le teorie formali di cui disponiamo ci promettono di poter rispondere a queste domande. Però, in questi particolari casi, la soluzione dell'high-performance computing, cioè quella di mettere queste equazioni su un calcolatore di alte prestazioni e risolvere la matematica che non sappiamo risolvere con carta, penna e cramaio, in questo caso particolare non funziona. Non abbiamo un algoritmo classico che mi permetta di risolvere il problema che mi sta a cuore. Mentre invece abbiamo degli algoritmi quantistici che lo potrebbero fare, anche se oggi sono ancora lontani dalla capacità di essere realizzati in maniera sperimentale o addirittura industriale. Ora, questo è un problema che a me affascina, mi rendo conto che non affascina tutti allo stesso modo e che non sia veramente la prima delle preoccupazioni di chi non fa di mestiere fisico. E quindi torno ai problemi che diventano esponenzialmente difficili, quelli di cui ha parlato prima Daniele Ottaviani, che sono importanti a tanti livelli, incluso anche l'impatto economico che ha. Qualche giorno fa parlavo con Simone Severini, che è un scienziato italiano che ormai da qualche anno dirige tutta l'attività di quantum computing di Amazon. E mi ha detto che lui, che appunto è uno scienziato che si occupa del futuro del quantum computing, riceve quotidianamente richieste da chi gestisce quotidianamente la Amazon, quindi che deve consegnare un paio di scarpe a uno di noi, che gli chiede se può, se le sue tecnologie che lui sta sviluppando gli permettono o no di ottimizzare lo spostamento dell'organizzazione delle consegne dei furgoni di Amazon. E questo è un problema di ottimizzazione. Allora, il bello, o se volete il brutto dei problemi di ottimizzazione, è che diventano rapidamente esponenzialmente complicati. Vediamo cosa vuol dire con un esempio classico. Immaginiamo che abbia quattro persone invitate a cena. E ho due tavoli su cui metterli. Beh, io lo so che sono tutti amici miei, però alcuni fra di loro sono amici, alcune di queste persone fra di loro sono amiche, altre invece non si sopportano. E quindi, da bravo padrone di casa, vorrei un pochino rendere minima la tavola fra le mie amici, ma quelle su cui possono nascere attriti. In principio devo esaminare tutte le opzioni. Allora, la prima persona la posso mettere al primo tavolo o al secondo tavolo. Per ognuna delle due scelte, la seconda persona può stare al primo tavolo o al secondo tavolo, e quindi le scelte sono quattro. Se aggiungo una terza persona, per ognuna delle quattro precedenti, la terza persona può stare al primo tavolo o al secondo tavolo. Otto possibilità. Aggiungo la quarta persona. Per ognuna delle otto precedenti posso mettere l'ultima persona nel tavolo di destra o nel tavolo di sinistra, 16 possibilità. È evidente che queste 16 possibilità me le posso guardare tutte e risolvere facilmente la situazione. Ma se le persone fossero 30, quante sono le
le possibilità che devo considerare sono circa 1 miliardo. E dunque, da 4 a 30 non sarà più, ma la migliore fra 1 miliardo diverso di scelte. Allora, proprio la sovrapposizione degli stati dei qubit mi permette di come dire, inizializzare il mio calcolatore con tutte il miliardo di soluzioni possibili ed eseguire un unico calcolo su di esso che appunto, identifica la scelta ottimale o le scelte ottimali nel caso che ce ne sia più di una. E questo appunto è chiaramente una delle aree in cui l'impatto sarà più significativo sulla vita di tutti i giorni, quindi potremo invitare a cena tutti gli amici che vogliamo, i pacchi arriveranno da Amazon più rapidamente di ora e in far questo magari risparmieranno strada e quindi risparmieranno energia e quindi avranno un impatto sull'ambiente e quindi tutte altre cose di questo tipo che avranno un impatto per la vita di tutti noi. Bene, sembrerebbe quasi che una volta che questo sarà possibile, l'unica cosa che rimanga davvero è che il quantum computing alla fine della cena non sarà in grado di farci il caffè, quindi qualcosa dovremo fare noi, per il resto sembra che tutto sia sotto controllo. Allora, dunque, grazie mille Tripiccione, ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata e direi in quest'ultima manciata di minuti di utilizzarli per una domanda lampo a entrambi, diciamo. La prima sarebbe per Tripiccione stesso, invertiamo il giro per finire. Visto che i tempi, diciamo, del quantum computing sono relativamente lunghi, ma c'è un'accelerazione adesso, mettendomi nei panni di un giovane o un giovanissimo che ci sta ascoltando ed è curioso su queste tematiche ed ambisce a studiarle, secondo te qual è il percorso di studi consigliabile? Ma che dire, allora quello che mi viene in mente è questo, questa è una tecnologia ancora estremamente innovativa che si basa su una capacità tecnologica forte, ma si basa sulla capacità di rendere realizzabili idee scientifiche ancora in nuce, ancora corrette dal punto di vista scientifico, ma non applicate. In questo senso una preparazione sulle scienze di base, sto pensando alla matematica, sto pensando alla fisica, è probabilmente preferibile rispetto a una preparazione, ad esempio, in scienze ingegneristiche, che naturalmente sarà importante più avanti, ma che probabilmente a questo livello permette di incidere in maniera meno diretta su questo tipo di sviluppo. Devo dire che effettivamente la tua domanda mi sembra calzante anche dal punto di vista che è chiaro che nei prossimi 5-10 anni la necessità di esperti nell'area delle tecnologie quantistiche, nell'idea del calcolo quantistico, questa necessità di esperti, di persone competenti, crescerà in maniera significativa, vorrei dire esponenziale, visto che l'abbiamo citato poco fa. E quindi è sicuramente un percorso di istruzione che potrebbe riservare anche ottime possibilità di prospettive di lavoro in un orizzonte temporale di qualche, diciamo, dei prossimi 5-10 anni. E quindi, diciamo, sicuramente è un'area di studio che mi sentirei di consigliare senza remore. Bene, perfetto. Quindi le università anche offrono molto su questo e naturalmente anche gli enti di ricerca come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, anche un centro di calcolo come il Cineca sono protagonisti in queste tecnologie, quindi molto bene come indicazione, insomma, per i giovani interessati. Un'ultima cosa, un'altra domanda lampo per Ottaviani, poi chiudiamo. È vero che per costruire un quantum computer servono dei fisici, matematici, ingegneri, eccetera, ma l'utilizzo in verità è un'operazione che è motivata dall'applicazione, come abbiamo visto e discusso ampiamente. Quindi è possibile anche a quelli che non hanno una formazione che sia necessariamente di fisica teorica, per esempio. Tu che hai in particolar modo un percorso da matematico e ti occupi di HPC e di quantum oggi, che ne pensi di questo velocemente?
Beh, sì, sono d'accordo, cioè, il fatto è che non serve assolutamente conoscere a fondo la meccanica quantistica per poter utilizzare un computer quantistico, anzi, ti dirò di più, ti sorprenderesti, cioè, tu sicuramente lo sai, ma un utente medio si sorprenderebbe di quanto è semplice veramente utilizzare un computer quantistico. Ora, al momento siamo ancora in una fase in cui, un po' come l'assembler di qualche anno fa, in cui è necessario andare a manipolare i singoli qubit per generare un algoritmo quantistico, eccetera. Però anche questa manipolazione non va mai troppo oltre la conoscenza di algebra lineare, per esempio. Quindi anche un matematico alle prime armi potrebbe essere in grado di capire i concetti che sono dietro al quantum computing adesso. Non è molto difficile. Poi ovviamente serve tanta passione e tanto interesse. Io ho sempre avuto molta passione e molto interesse per le scienze e per la matematica, e questo è un po' una cosa che mi è venuta quasi naturale da affrontare nel corso della mia carriera, diciamo. E in ogni caso, poi, come tu dicevi, sì, le università e anche gli enti di ricerca supportano molto la formazione da questo punto di vista. Anche noi, come Cineca, organizzeremo delle scuole rivolte anche a ragazzi che hanno il semplice interesse per il quantum computing, non necessariamente con dei prerequisiti molto, molto elevati. E vi consiglio anche, già che ci siamo, di tenere d'occhio la nostra pagina degli eventi Cineca, perché ogni anno, e anche quest'anno lo faremo in modalità completamente online, organizziamo un workshop di quantum computing dove la comunità scientifica italiana e non presenta i propri risultati al mondo intero. Quindi magari lì potete rendervi conto un po' un attimino di quello che sta succedendo nell'ambito quantum. Bene, perfetto, grazie mille. Allora direi che siamo più o meno arrivati al termine del tempo che ci è concesso per questo evento sul quantum computing. Innanzitutto vorrei ringraziare di cuore i nostri ospiti, Raffaele Tripiccione e Daniele Grazie mille. Ottaviani. Grazie davvero, grazie a entrambi, è stato un piacere parlare con voi su un tema così interessante per tutti noi e speriamo anche per chi ci ha ascoltato. Vorrei anche ringraziare a nome di tutti e tre gli organizzatori dell'evento e tutto lo staff tecnico, che ovviamente non vedete, ma che rende tutto questo possibile nel contesto della Notte Europea dei Ricercatori. Allora, noi speriamo che questo confronto di idee tra noi sia stato di vostro interesse, anzitutto, e anche che nel prossimo futuro, qualora vi capiterà di leggere qualche notizia su un nuovo incredibile avanzamento scientifico-tecnologico nel settore del quantum computing, sarete più informati e potrete seguire meglio quello che accade, sempre con la vostra personale curiosità, naturalmente, ma forse ora con un briciolo di consapevolezza in più. Allora, un saluto a tutti e arrivederci a un prossimo evento. Arrivederci, Ciao, grazie. grazie a tutti.